Tocca a me? Sì, vai. È un bel privilegio, quindi io ricordo con gioia, ricordo con gioia tutto questo. Perché andiamo un po' più avanti di un atleta olimpionico di origini irpine, fondista e mezzo fondista. Nel 71 si aggiudica il titolo universitario dei 1000 metri piani, stabilendo il nuovo record italiano della specialità ai campionati nazionali universitari. Medaglia di bronzo ai campionati europei di atletica leggera nel 74, è presidente della Fondazione Italiana Educatori Fisici e Sportivi, vicepresidente vicario delle associazioni benemeriti del CONI, è docente ordinario di atletica leggera presso la Facoltà di Scienze Motorie di Urbino. Signori, è un privilegio presentarvi qui stasera il grande leggendario Pippo Cindolo, accompagnato dal professore Massimiliano Finamore. Un applauso ancora più forte, è una leggenda dell'atletica leggera italiana, professore Pippo Cindolo. Professore Finamore, buonasera e benvenuto. Certo. Il premio le sarà consegnato dalle mani del professore Massimiliano Finamore, passa nelle mani della leggenda dell'atletica italiana e anche un gentleman, Pippo Cindolo. Io resto così perché ricordare le gesta di questo grandissimo atleta, insomma, è qualcosa. Oltre ad essere un grande atleta, è un grande una purezza anche nello sport, insomma, non fa male anche in questi tempi. Pippo Cindolo, grazie di esistere. Io non ho parole. Intanto ringrazio non solo Massimiliano ma il Presidente per aver istituito un premio così prestigioso. Io non pensavo di meritare tanta attenzione in una serata come questa, dove tante persone molto più brave e virtuose di me hanno ottenuto questo riconoscimento. Io mi sento un po' privilegiato, non so se perché questa è la mia terra e finalmente la mia terra ha riconosciuto certi meriti, ma io devo anche dire che io nella mia carriera sportiva sono partito da qui, sono partito da Ariano Irpino. Nel marzo del 1961 voi non c'eravate, io ero qui ad Ariano Irpino a fare il primo campionato studentesco di corsa campestre, che vinsi con stimoli, aiuti e dei cittadini di Ariano. Quindi da allora ho tentato di con l'Irpinia, Ariano e Avellino, dove io sono nato, deve essere una tra le prime città d'Italia a dare un segno dell'atletica nel mondo. Non so se ci sono riuscito, però vi dico che due Olimpiadi, 48 nazionali, tre campionati europei, una medaglia di bronzo nei 10.000 a Roma nel 74, oltre a 40 anni di insegnamento, e oggi mi trovano ad essere presidente di una federazione di educatori fisici e sportivi, credo che sia stato un grosso merito dello sport irpino e soprattutto questa sera è la grande ciliegia su questa bella torta. Vi ringrazio infinitamente. Cosa si può aggiungere? Solo un grande applauso a quello che è Pippo Cindolo. Signori carissimi, avete potuto ascoltare tutto quello che il carissimo nostro premiato Cindolo, dico bene? Non Ciondolo, Cindolo. Cindolo, con tanta modestia, ha detto: forse chissà se ho meritato questo premio. Avete sentito quali sono i suoi valori. Qui c'è esempio di grande modestia e di infiniti valori. Grazie, collega Cindolo, grazie. Garbo e integrità. Pippo Cindolo, grazie. Tanta umiltà, grazie professore e ancora tanti successi. Finamore, però anche tu dovresti spendere una parola, mi sa, eh? Ringrazio innanzitutto il presidente Ecola Russo che ancora una volta ha organizzato con la sua perfetta macchina organizzativa questa edizione del Sublimitas, un altro grande successo sulla scia dei precedenti degli scorsi anni. Per me è un grande onore come docente di educazione fisica avere un riferimento che in passato molto lontano, il professore Cindolo per noi è stato un po' un idolo, un riferimento.
e oggi poterlo premiare, poterlo portare qua da Rialo, dove lui ha dei ricordi bellissimi, come ha sottolineato poc'anzi, credo che sia uno dei momenti più emozionanti per me, ma più emozionanti per tutta l'Irpinia, che ritrova un suo figlio che ha dato lustro in tutto il mondo attraverso l'atletica. Grazie davvero, grazie. Grazie Massimiliano per le belle parole. Grazie al professore Finamore e grazie ancora e tanti auguri al professore Pippo Cindolo. Buona vita professore, buona vita, complimenti, complimenti di cuore, grazie.